Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata sul Co-op vietnamita. Oggi andremo a vedere una mia partita e vi farò vedere che al Co-op vietnamita il vantaggio materiale è molto molto relativo, si può vincere anche in situazioni disperate. È un gioco che non finisce mai di stupire. Un gioco dove c'è la componente fortuna, un gioco veramente favoloso. Io lo reputo il gioco da tavolo più bello del mondo. Mi raccomando, prima di guardare il video, un like e un'iscrizione. Siamo qui in compagnia del Leviatano Interiore. Bene. Questa partita giocata sul sito Tuong Ki Chu Tuong GTV è un sito vietnamita, ok? Qui si gioca, questo gioco qua si può giocare solo su siti vietnamiti, ma c'è anche un sito che si può accedere da Facebook, GameVH, dove si può giocare anche a scacchi occidentali, si può giocare a Go, si può giocare a tanti giochi. È un'applicazione che potete trovare anche su Facebook, quindi digitate GameVH e trovate anche il Choap, gli scacchi cinesi, gli scacchi occidentali, il Go e tanti altri giochi di carte. Ok, bene. In questa partita affronto un giocatore più forte di me, qui a 1313, io 1207. Dovete sapere che, diciamo, qui sopra i 2000 non c'è nessuno, perché 2000, diciamo, è il punteggio massimo. Se arrivi a 2000 punti su questi siti, vuol dire che sei Dio. Ok, bene, signore, andiamo a vedere questa partita. Molto interessante, io ho i pezzi rossi, userò i simboli occidentali, però dovete sforzarvi di capire i simboli cinesi con gli ideogrammi. Andatevi a rivedere sulla playlist Scacchi cinesi e Scacchi d'Oriente le mie spiegazioni, perché spiego le regole, ok? E quindi è già più facile. Userò per comodità, per chi è nuovo di questo gioco, i pezzi, diciamo, occidentali. E man mano che giocherò le mosse, spiegherò. A questo gioco le pedine sono tutte coperte, quindi non sappiamo che pezzi ci sono, ok? Alla prima mossa, il pezzo della casa di partenza muove per quello che sarebbe, no? Nella realtà. Quindi le cinque pedine orizzontali sono dei pedoni, quindi spingeranno di uno di una casella, poi si gira la pedina e vediamo che cosa c'è. L'elefante, ok, il guardiano, il cavallo che muove a L e i due cannoni, ok? Quindi alla prima mossa muovono come i pezzi originali, quindi dovete sapere come sono disposti i pezzi. Qui c'è il torne pernigotti, qui c'è il cavallo, qui c'è l'elefante, qui c'è il guardiano, qui ci sono i due cannoni e qui ci sono i cinque pedoni, ok? Bene, tocca a me, gioco la prima mossa, sviluppo l'elefante e giro un pedone. Non è una bella girata, ok? Avere il pedone qui incastonato. Potevo andare meglio, girare un cannone o un torne pernigotti, però girare il torne pernigotti qui davanti al re a volte può essere, come dire, sfortunato. Perché? Perché se l'altro gira la pedina e trova il cannone, me lo sperlucca. Quindi bisogna stare molto attenti, è un gioco che non si possono fare calcoli ancora con le pedine coperte. Sì, si possono fare sapendo che le pedine di partenza muovono in un certo modo, no? Quindi non metterete mai una pedina in questa intersezione, se no con il pedone ve la mangiano, no? E poi girano anche la pedina. Quindi bisogna prima di tutto sapere le regole dei pezzi degli scacchi cinesi e poi giocare. A differenza degli scacchi cinesi, qui gli elefanti possono passare il fiume e anche i guardiani, ok? Perché negli scacchi cinesi i guardiani non possono lasciare questo quadrato, ovvero il castello, e gli elefanti non possono passare il fiume, che è questa barra orizzontale che divide in due la scacchiera. I due re non si possono guardare uno con l'altro e i re non possono uscire dal castello, ovvero da questo quadrato. I re non possono muovere in diagonale, anche se ci sono queste barre in diagonale che servono per i guardiani, si può muovere solo di uno in orizzontale e di uno in verticale. Bene, adesso tocca al mio avversario. Il mio avversario gira un cavallo. Ok, il cavallo muove L come il pezzo degli scacchi, però
negli scacchi cinesi i cavalli possono essere bloccati, ok? Non possono saltare pezzi. Io lo vado subito a bloccare. È un altro pedone, ma questa volta mi va bene perché intanto minaccio il cavallo e lo blocco. Quindi il cavallo non può saltare in avanti, quindi ho tolto due intersezioni al cavallo. Ok? Bene. Sposta il cavallo, ovviamente era in presa. Giro la pedina ed è un torrone pernigotti. Benissimo. Lui è fortunato perché avendo qui il cavallo può spingere la pedina e difendere col cavallo, ok? Altrimenti me la sarei sberluccata col torrone pernigotti. E lui gira la pedina ed è un altro torrone pernigotti per lui. È fortunato. Vabbè, possiamo cambiare i due torrini pernigotti, infatti lo cambio, presa, presa. Adesso lui col cavallo minaccia il pedone. Dovrei spingere questo pedone e difenderlo. Però il problema di questo cavallo è che può entrare e poi entrare dare scacco al re e mangiarsi la pedina laterale che sarebbe l'ipotetico torrone pernigotti. Dovete sapere una cosa, anche se dietro la pedina torrone pernigotti non c'è un torrone pernigotti, finché non la muovete, lui, cioè lei, la pedina si può muovere come un torrone pernigotti, ok? Quindi conviene tenerli il più possibile nella loro casa di partenza. Spingo il pedone per difendere il cavallo e lui gira un'altra pedina, un torrone pernigotti. Uno può pensare, ma è un gioco di fortuna, chi gira i pezzi migliori vince. È vero in parte, sì che è un gioco di fortuna, però bisogna essere capaci a resistere a questo gioco, ok? Perché non è mai finita. Adesso qui teoricamente sarebbe già finita la partita. Lui ha un cavallo e un torrone pernigotti in gioco e io ho solo due pedoni in gioco. Quindi in 4-4-8 mi può far la pelle. Però vediamo. E io giro un'altra pedina e sfortunatamente un altro pedone. Giro solo pedoni, ce ne sono 5, ne ho già girati 3. Adesso lui col torrone pernigotti può far baldoria. Però cosa fa? Gioca il cannone kamikaze. Perché lui ha girato il torrone pernigotti. Abbiamo cambiato un torrone pernigotti a testa. Io il secondo torrone pernigotti non l'ho ancora girato, lui sì. Allora lui cosa fa? Si lancia, no? Pregando che sia un pezzo leggero. Sperando di prendere un mio pezzo, a un cavallo, un cannone o un torrone pernigotti. Ed è fatto bene perché si è sacrificato, ma è un pedone. Ok? Io adesso qui ho il pedone che mi minaccia questa pedina perché adesso ha passato il fiume e può mangiare anche in orizzontale. In più, se io mangio il pedone e lui col torrone pernigotti mangia un'altra pedina, io praticamente ho perso la partita. Ma vediamo come va avanti. Io mangio e sfortunatamente è un altro pedone. Solo pedoni, mi hanno messo solo dei pedoni, mi hanno fregato, signori. Signori, incredibile. Mi hanno dato tutti i pedoni. No, sono 5 i pedoni. Sono 5 in totale. Ne è ancora uno, è da girare, attenzione. Sarebbe clamoroso che la prossima giro ancora pedone. Adesso lui mi può mangiucchiare questa pedina. Ma non lo fa. Sapete perché? Perché tanto questa pedina non scappa. Se io provo a spingerla, la mangia lo stesso. È lì, in attesa di. Intanto sviluppa un pezzo. Gira la pedina a cavallo ed è un cannone. E mi sta attaccando il mio pedone adesso. Perché usa il perno, il cannone cattura saltando un pezzo. Ok? Bene. Questo è un gioco molto complicato. Però se ho imparato a giocarci io, potete imparare a giocarci anche voi. Ci vuole solo un po' di pratica. Io sono 5 anni che gioco a questo gioco e sono arrivato a un livello più o meno del prima nazionale degli scacchi, più o meno, dopo 5 anni. Bisogna giocare, i vietnamiti dicono che per giocare discretamente a questo gioco bisogna giocarci per almeno 10.000 ore. È un loro proverbio. Giro un'altra pedina è l'ultimo pedone. Figurarsi se non giravo l'ultimo pedone. Signori, tutti e 5 pedoni. Ma questa è la. Io sfido a trovare un'altra partita più sfortunata di questa. Ho girato tutti i pezzi minori, diciamo, quelli che valgono niente, quelli che fanno schifo.
Vabbè, adesso almeno i due cannoni comunicano tra di loro perché c'è un perno. Vabbè. La partita è game over, lui ha cannone, torrone per Nigotti e cavallo. E io non ho ancora girato pezzo. Ma non è finita, signori. Gira un altro pezzo, elefante, chi se ne frega, lui può girare pezzi finché vuole. Oh, finalmente un pezzo. Muovo l'elefante e giro il cannone. Vabbè, meglio che niente. Però sono ancora sotto di brutto. E adesso lui si sberlocca, vedete, sberlocca la pedina. Se dentro questa pedina c'era un torrone Pernigotti, e infatti c'è il torrone Pernigotti, perché guardate, perché qui marca quello che vi hanno mangiato, no? Qui sotto c'è quello che avete mangiato voi, ovvero io, un torrone Pernigotti e un pedone, e lui mi ha mangiato tutti e due i torroni Pernigotti e l'elefante. Io praticamente come materiale sono catturato, sono game over. Come materiale girato sono game over, ma questo gioco non è mai finito. Attenzione. Mi lancio come un kamikaze col cannone sperando, non lo so, che ci sia un guardiano, così potevo dare il triplo, perché il guardiano muove in diagonale di uno, ok? Il cavallo, ok, posso minacciare di dare lo scacco, però poca roba. Cavallo buttato lì per aria, in mezzo alla prateria. Lui gira il pezzo, muove il cavallo e gira un guardiano. Ok? Adesso io non posso dare scacco perché c'è questa pedina cannone, è ancora un cannone perché non è ancora stata mossa, e me lo mangia perché si è fatto perno. Ok? Bene. E allora però mi mangio la pedina me la mangio. Cosa ho mangiato? Oh, un cannoncino. Ho mangiato un cannoncino, adesso sono sotto di una qualità. Però essere sotto qui di una qualità non è come a scacchi, perché il torrone Pernigotti qui vale 9, il cavallo e il cannone valgono 3. Il cannone a gioco aperto vale 2, il cavallo a gioco aperto vale 4. E mentre il cannone a gioco chiuso vale 4 e il cavallo a gioco chiuso vale 2, cioè c'è questa cosa qui, no? Al contrario degli scacchi. Negli scacchi i cavalli sono più forti a gioco chiuso, invece qui sono più forti a gioco aperto perché qui si possono bloccare. Viceversa, il cannone ha bisogno di tanti perni, no? Più perni ci sono e più il cannone è potente, quindi più il gioco è chiuso e più il cannone può fare danni. Se non ci fossero pezzi, il cannone da solo va avanti su e giù per la scacchiera, così, come un barile sul ponte di una nave, signori. E lui si sberlucca un altro pedone. E va bene, questo torrone Pernigotti, lui ce l'ha e lo usa. Però sono fortunello, sono fo mega fortunello, ho girato il cannone, signori. Ho girato il cannone. Perché sono fortunello? Perché adesso lui non può spostare il torrone Pernigotti, perché questo cannone darebbe scacco al re. C'è doppio cannone. Il cannone attacca il torrone Pernigotti e questo cannone inchioda il torrone Pernigotti. È un concetto complicato, però dovete fare. Solo con la pratica riuscirete a migliorare, ok? Io cerco di essere il più semplice possibile, ok? Quindi è il gioco dei perni. Questo è un perno davanti al re, dietro c'è il torrone Pernigotti, ma dietro c'è il cannone. Quindi togliete il torrone Pernigotti e scacco. E quindi il pezzo inchiodato. L'ho recuperato il torrone Pernigotti. Incredibile. E allora lui cosa fa? Giustamente cattura uno dei due cannoni per non perderlo gratis. Adesso per fortuna io ho ancora qui la pedina cannone e me lo sberlucco e giro un cavallo. Adesso il gioco clamorosamente si è riequilibrato. Vedete? Adesso lui ha mangiato due torroni Pernigotti, un cannone, un elefante e un pedone. Io due torroni Pernigotti, un pedone e un cannone. Sono solo sotto di un elefante, ok? Che è poca roba, non è poi così potente. In più però io adesso ho i pedoni che possono passare il fiume, ho il cannone che punta in faccia al re e quindi ho un miglior sviluppo adesso. È assurdo, non è così. Lui sviluppa e gira un guardiano. Spingo perché voglio passare il fiume, adesso il pedone diventa più potente perché muove anche in orizzontale. Lui muove il cavallo. Non so cosa voglia fare perché il cavallo sta difendendo il soldato, il pedone. Si chiama soldato, però lo voglio chiamare pedone per rendervi la vita più semplice. Al massimo può cambiarsi su questo cannone, ma non me ne fregherebbe niente.
Perché il cavallo è più forte a gioco aperto. Spingo la pedina ed è un guardiano. Lui muove il guardiano e prova ad attaccare questo pedone con due pezzi, cavallo e guardiano, che muove in diagonale di 1. Ok? Bene. E io cosa faccio? Salgo su col guardiano, provando a guadagnare spazio, provando magari ad attaccare questo cavallo. A parte che adesso io comunque lo sto difendendo anche col cannone, il pedone. Quindi ho due pezzi che stanno difendendo. Ne approfitto, voglio andare ad attaccare questo cavallo per toglierlo di mezzo. E mi dà lo scacco col gong, signore. In questo sito c'è il gong, signore. Quando vi danno scacco, bang. E adesso devo spostarmi o coprire col blocco. Ci si può difendere in questo gioco anche bloccando i pezzi. Soprattutto il cavallo, perché il cavallo dà scacco a L e quindi noi ci mettiamo sull'intersezione e lo blocchiamo, non è più scacco. E la gioco. Ok, ora il cannone blocca cavallo e non è più scacco, però il mio cannone è inchiodato, non si può più muovere. Attenzione a questa cosa double fax. E lui si sberlucca col cannone, il mio un altro pedone. Io giro un pezzo, fortunatamente un guardiano, perché adesso attacco il cavallo e il cavallo deve sloggiare. Ma lui potrebbe avere un escamotage, mettere il cannone davanti al mio re e inchiodare uno dei due pezzi, così io non lo potrei più catturare il cavallo, sarei in difficoltà. E la gioca, perché il mio avversario non è mica Peppino Meccanico, signori, è un forte giocatore vietnamita. Adesso io non posso mangiare il cavallo, ok? Perché sarebbe scacco. Mi converrebbe spostare questo re. Vediamo. Intanto giro una pedina provando. Ecco, questa è la mossa della disperazione. Perché? Torniamo indietro. Perché non ho spostato il re? Non ho spostato il re perché. Ah, perché col cannone catturava il guardiano e io correi in diagonale, non lo potevo ricatturare, ok? E non potevo farlo. Allora giro la pedina, è un elefante. Okay, un elefante difeso dal guardiano in diagonale. L'elefante sta guardando il pedone perché l'elefante muove di 2 in 2 in diagonale, mentre il guardiano muove di 1 in 1 in diagonale. L'elefante di 2 in 2. Ok, bene. E lui si sberlucca. Qui un altro pedone, ma qua posso catturare col cavallo. E infatti lo cattura. Gira ancora, sviluppa un pedone. Bene. Adesso io qui cosa faccio? Col guardiano mi avvicino e provo a dar fastidio ai suoi pezzi. O andando in avanti, o andando indietro, posso attaccare sto cannone che mi dà un fastidio lì. Mi dà troppo fastidio, mi paralizza tutto. Sta paralizzando tutti i pezzi, il cavallo, il guardiano, ma anche il re. E in più questo cannone è inchiodato. Sono quasi fritto posizionalmente. Lui sposta sto cavallo. Sposta il cavallo. Va bene. Sposta il cavallo e attacco il cannone. Lui sposta il cannone e vuole fare il furbo. Bisogna stare attenti qui ai matti del corridoio di cannone, perché può succedere di prendere qualche matto, no? Però non è questo il caso, perché A, potrei coprire col cannone, B, potrei spingere il pedone, togliere il perno e non farmi più dare scacco. A scacchi cinesi ci si può anche difendere togliendo i pezzi, ok? Dai cannoni soprattutto. Benissimo, io adesso attacco questa pedina, intanto gliela faccio muovere, così lo, se la deve, è obbligata a scoprirla, no? La gira ed è un cavallo, sfortunatamente per me. Adesso lui è un altro pezzo, diciamo, dinamico, un altro pezzo forte. E io vengo su quei cavalli. A questo gioco cosa bisogna fare? A questo gioco bisogna cercare sempre comunque l'attività. Non si può speculare sul materiale, difficile difendersi passivamente, il re non può arroccare come a scacchi, e qui diciamo le combinazioni tattiche sono enormi. L'unico modo di giocare posizionale è con i blocchi, ma se il gioco è troppo aperto, ci sono pochi blocchi, quindi bisognerà attaccare il re avversario piuttosto che difendere il proprio, ok? Quindi tempi, bisogna andare all'attacco.
Ok, anche lui prepara il suo cavallo. Adesso cosa ha fatto? Ha messo un perno, adesso il cannone attacca questo cavallo. E adesso devo spostarlo. Però qui cosa ho fatto? Una mossa clamorosa, signori. Se lui mangia il cavallo, io mangio questo cavallo col cannone, ho fatto anch'io il perno. E poi dopo minaccio anche questo cavallo con il mio cannone, ok? Questa è una contromossa incredibile. È una contromossa incredibile. Lui toglie il cavallo, ovviamente. Io adesso potrei anche catturarlo, però lui cattura. Vediamo cosa combina. Vado a bloccare il cavallo. I cavalli vanno sempre bloccati quando sono vicini al re, perché adesso limitare le possibilità di dare degli scacchi. Lui sposta l'elefante, attacca il cavallo. Devo spostarlo. Qui sono quasi obbligato a cambiare su questo cavallo. E infatti lo cambio. Via. Presa, presa. Torno indietro. Adesso voglio provare a fare qualcosa. Probabilmente voglio cercare qui di far venire sul cavallo. Devo cercare di far venire sul cavallo. E lui però mi mangia l'elefantino. E io qui, vedete che non sto a recuperare materiale, vengo su col cannone. Ho un'idea dietro tutto ciò: mettere il cannone qui, poi manovrare col cavallo, provare a venire con il cavallo in questa intersezione, dare scacco, portare il re su questa colonna, cercare una rete di matto con cannone, guardiano e cavallo. È una cosa complessa, eh. Lui cosa fa adesso? Ha anche il pedone che può muovere oltre il fiume in orizzontale, vuole provare a venire a rompermi le scatole, segnali. Piazzo il cannone, bene. Scacco col gong, mi sposto, mi metto sulla stessa colonna, sulla colonna aperta, per evitare anche altri problemi. Lui attacca il cavallo, poi qui potrei anche sberluccarmelo con il guardiano, ma non lo faccio. Devo guadagnare tempi, devo arrivare in fretta e furia in questa intersezione per dare scacco. Guardate, questa è la più bella combinazione che abbia mai fatto a questo gioco. Lui dà scacco, non mi interessa, continuo a spostarmi. Va bene, poi a questo gioco non c'è la ripetizione di mosse, cioè se lui continua a dare scacco, 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 dopo 4 volte è obbligato a cambiare mossa, è obbligato a cambiare mossa, quindi non esiste la patta per perpetuo e non esiste neanche lo stallo, perché se voi date lo stallo vincete e se lo subite perdete. Spinge il pedoncino. Vuole provare ad attaccare perché comunque lui se riesce ad arrivare a prendere questo, a dare scacco, io non posso uscire dal castello, devo tornare indietro. Comunque potrebbe essere molto pericoloso, io devo sbrigarmi. E infatti piazzo subito il cavallo per dare scacco. Guardate, questa combinazione è molto complicata, lui mangia, ovviamente. Scacco col gong, gliel'ho dato. Obbligata questa mossa forzata, non ha pezzi che possono bloccare lo scacco del cavallo in questo momento e quindi deve venire qui. Ma adesso vedete, guardate questa cosa qui. Il re non può più tornare a casa. Può sì avanzare, ma non minaccia mai il cavallo. Io adesso cosa faccio? Sposto il cannone e poi tac tac faccio salire su il guardiano e do matto. Se io avessi qui un perno davanti al cannone sarebbe scaccomatto. Spero di essere stato chiaro. E infatti vengo su per usare questo perno e dare scaccomatto. Lui gioca la migliore, l'unica che salva. Viene su come caffè al mattino. Perché adesso io se gioco il guardiano dando scacco di cannone, lui cosa fa? Mangia il perno con il re e poi non gli do più matto. Dopo vince lui poi probabilmente, ha già un soldato qui, anch'io sono messo male, non è che sono in vacanza, corre. Però vedete, guadagno un tempo spostando il cannone all'indietro,
Perché adesso il perno lo sposto indietro, non in avanti, non me lo faccio più mangiare da re. Minaccio sempre matto. Minaccio sempre matto. Lui mi dà uno scacco, chi se ne frega. Mi sposto. Se continua a darmi degli scacchi, continuo a spostarmi, tanto poi non può continuare a darmi il perpetuo. A sto gioco non esiste. Ora ha spostato il guardiano perché vuole mangiarsi il mio cavallo. Adesso devo dare scacco, ma non è ancora matto, guardate. Scacco. Perché lo do qui? Perché se lo davo indietro, lui veniva con il re in questa intersezione, l'ha liberata. Questa è stata una mossa multitasking. Ha liberato una casa per il re e in più attacca il cavallo. Quindi sono dovuto inventare questa. Magari un sacrificio di. Lui è un bel sacrificio di guardiano, ok? Perché se mangia, perché è vero, ve l'ho detto prima, mangia, io do il matto con l'altro guardiano, uso l'altro perno, guardate che roba. Scacco, adesso è forzato a mangiare. Non può scappare perché il guardiano controlla questa diagonale, signori. Guardate come l'ho cesellato, obbligato a mangiare. E adesso arriva questo guardiano che dà matto, perno, il matto lo dà il cannone, ovviamente. Col gong, boom, scacco. E cosa può fare? Niente, può solo abbandonare. Perché è scacco matto, signori. Cien Tang, scacco matto, signori. Incredibile. Guardate qua. Non può scappare, l'elefante non può intervenire, il cannone non può intervenire, nessun pezzo adesso può mettersi davanti. Il re non può andare da nessuna parte, qui c'è il pedone, ma anche se non ci fosse stato il pedone c'era il cavallo, pensate che roba. Pensate che roba, una mostruosità, questa partita vi ha dimostrato che sono partito con Torrone Pernigotti pulito di meno, di tutto e di più, però alla fine ho vinto la partita, perché sto gioco non è mai finita. Signore, imparate il Choap perché vi divertirete. Qui non c'è il problema dei motori, non c'è il problema delle teorie delle aperture, ok? Quindi non c'è problema dei cheating, non c'è il problema di studiare teoria, è un gioco divertente, provatelo. Ok, con questo è tutto, ciao e arrivederci, mi raccomando, like e iscrizione.